Buonasera a tutti dal telegiornale di Toscana TV, un'apertura, parliamo della giornata, oggi si è aperto il forum del Mediterraneo che vede impegnati i vescovi e i sindaci a Firenze, oggi sono partiti i vescovi in Santa Maria Novella, giornata fiorentina per il presidente Draghi, è arrivato alle 14.30, è andato a visitare l'azienda di Ferragamo a Sesto Fiorentino, poi è andato a aprire proprio il forum dei vescovi in Santa Maria Novella e poi alle 14.30 è andato al Teatro del Maggio Musicale Fiorentino per visitare il nuovo auditorium e poi ha fatto anche il punto e ha annunciato sia sulle infrastrutture ma soprattutto ha annunciato proprio da Firenze che il 31 marzo sarà decretata la fine dello stato di emergenza. Per noi ha seguito il pomeriggio del Presidente Draghi Chiara Valentini, si trova proprio in questo momento al Teatro del Maggio Musicale. Buonasera Chiara, insomma la notizia l'ha data ma non soltanto la fine per il 31 marzo ma ha detto molte altre cose proprio sul fronte della pandemia. Sì Teresa, era una conferma quella che si stava aspettando, ma naturalmente la conferma è arrivata proprio dal Presidente del Consiglio che ha parlato una sola volta di pandemia e di vaccini nella sua giornata fiorentina di oggi, ma quell'unica volta è stato il suo intervento sicuramente più applaudito nella sala Zubin Mehta del Maggio dove aveva davanti il mondo economico e istituzionale fiorentino. Ascoltiamo quindi subito cosa ha detto Draghi. Voglio annunciare che è intenzione del Governo non prorogare lo stato di emergenza oltre il 31 marzo. Da allora, dal 31 marzo in poi, non sarà più in vigore il sistema delle zone colorate. Le scuole resteranno sempre aperte per tutti, saranno infatti eliminate le quarantene da contatto. Cesserà ovunque l'obbligo delle mascherine all'aperto e quello delle mascherine FFP2 in classe. Metteremo gradualmente fine all'obbligo di utilizzo del certificato verde rafforzato, a partire dalle attività all'aperto, tra cui fiere, sport, feste e spettacoli. Continueremo a monitorare con attenzione la situazione pandemica, pronti ad intervenire in caso di recrudescenze, ma il nostro obiettivo è quello di aprire tutto e al più presto. E naturalmente Chiara si è parlato di PNRR perché era l'altro tema che stava anche a cuore anche al sindaco di Firenze. Al sindaco e agli stakeholder, cioè ai soggetti economici che stavano ascoltando Draghi, perché ci sono ovviamente alcuni progetti per quanto riguarda Firenze che sono già finanziati e Draghi stesso li ha elencati uno per uno, a partire dal sistema tranviario, dall'alta velocità, il collegamento che ci sarà con la stazione, ma soprattutto lo stadio Franchi. Nardella ha ricordato che la riqualificazione di Campo di Marte e la realizzazione del nuovo stadio inizierà soprattutto dopo il 7 marzo. Quando verrà rivelato l'architetto che si occuperà del progetto. I progetti del PNRR porteranno, ha ricordato Nardella, in 5 anni 12.000 posti di lavoro a Firenze e non basteranno certo i 95 milioni del PNRR per ristrutturare lo stadio Franchi, ma Nardella ha annunciato che la Firenze parteciperà ai bandi dei fondi dei piani integrati delle città metropolitane per coprire anche il resto del finanziamento per la realizzazione proprio del quartiere e ovviamente soprattutto dello stadio. Nardella ha detto grazie in apertura al presidente Draghi, grazie per quello che sta facendo, lo ha esortato ad andare avanti senza esitare e senza condizionamenti, soprattutto da parte delle forze politiche per quanto riguarda la trasformazione del Paese, perché di trasformazione del Paese proprio si tratta, soprattutto con i soldi del PNRR. Lo ha sottolineato anche Draghi, facendo un parallelismo tra quella che era la grande trasformazione magari di fine Ottocento, Firenze ne è un esempio, quando le grandi mura medievali sono state buttate giù per creare i viali. Ebbene, ha detto Draghi, quello era una trasformazione che
piombava dall'alto. Il PNRR invece è una opportunità di trasformazione che arriva dal basso, anche con le richieste dei sindaci. Tra parentesi, per quanto riguarda il caro energia, Draghi ha sottolineato che non è passato inosservato il messaggio che è arrivato dalle città quando hanno spento le luci delle loro istituzioni per gridare contro il caro bolletto. E sull'argomento però non ha aggiunto molto altro, mentre invece ha risposto non solamente in platea nella sala Zubin Mehta, ma anche nei colloqui privati che ha avuto con il sindaco all'altra grande richiesta di Dario Nardella: semplificazione per quanto riguarda i progetti del PNRR, semplificazione ovviamente che si armonizzi anche con la tutela ambientale, ma ha detto Nardella c'è bisogno di superare l'attuale sistema dei vincoli ambientali, soprattutto ripensare a contemperare, diciamo, queste due esigenze, cercando di non sbattere troppo la testa contro la burocrazia. E una stoccata nel discorso ufficiale di Nardella c'era anche per il sovrintendente Pereira: anche controlli delle sovrintendenze la cui competenza rimane locale. Questo ha chiesto di cambiare Nardella, e quando abbiamo chiesto al sindaco se fosse soddisfatto della risposta appunto di Draghi a queste sue richieste, lui ha detto assolutamente sì, anche per quello che è stato detto nei nostri colloqui, diciamo, privati. Ovviamente ci sono anche altri nodi oltre a quelli del PNRR che riguardano Firenze e la Toscana. Nardella ne ha elencati alcuni: la 11, la 1, che sono tutti in attesa, i cantieri sono in attesa di sblocco da un punto di vista nazionale, perché gli investimenti ci sarebbero. E poi la TAV, l'aeroporto. Nardella ha detto: presidente Draghi, lei non sarebbe atterrato oggi con questo vento se ci fosse stato più vento oggi all'aeroporto di Firenze, così com'è. Insomma, tutte questioni che poi Draghi ha ripreso e che probabilmente verranno portate ancora maggiormente alla sua attenzione. Il presidente Gianni, per quanto riguarda le infrastrutture toscane, gli ha ricordato Piombino e soprattutto l'Aurelia. Teresa. Naturalmente la crisi ucraina è entrata oggi sia per quanto riguarda il presidente della CEI Bassetti, che proprio in apertura ha ricordato come il vescovo di Kiev non sia presente ma abbia detto di voler rimanere proprio con i propri fedeli, e poi anche il presidente Draghi ha ricordato proprio al termine del suo discorso la crisi che si sta vivendo proprio in questo momento tra Russia e Ucraina. Beh sì, naturalmente questi due summit fiorentini, quello dei vescovi che è iniziato oggi e quello dei sindaci che inizierà domani, si aprono proprio con un argomento che è di assoluta attualità, lo è sempre, ma adesso in particolare la pace soprattutto nel Mediterraneo, ma naturalmente i venti di guerra che soffiano dall'est non possono non essere sentiti anche nei vari meeting che ci saranno, sia quelli secolari, diciamo così, che quelli spirituali che si terranno in questi giorni a Firenze. Draghi ha parlato di Ucraina, ha parlato soprattutto però di pace nel Mediterraneo intesa come necessità di lavoro, necessità di accoglienza anche da parte dell'Europa, un'accoglienza che deve essere equilibrata, umana e soprattutto compatta in un certo senso, non solamente dell'Europa per quanto riguarda i migranti, ma di un aiuto concreto anche per quanto riguarda il lavoro per i paesi del Nord Africa, dove i giovani sono 4 volte più che in Europa ma hanno molto meno lavoro, quindi la perdita dei giovani è una perdita per i loro paesi quando emigrano, è una perdita per i paesi invece europei che non li sanno accogliere. Per quanto riguarda l'Ucraina, naturalmente possiamo proprio ascoltare il Cardinale e la Sua Eminenza Bassetti e Mario Draghi, che hanno parlato proprio di questo. Il Vescovo Sviatlov dell'Ucraina, il Vescovo di Kiev, il quale doveva essere presente qui con noi, ma per i motivi che conosciamo non gli è stato possibile. Dice: nel contesto attuale, mentre l'intera Ucraina rischia di diventare un campo di morte, il venerabile sindaco Lapira invita tutti noi a non stancarci mai di pregare, sperare, operare per la grazia, la pace e la prosperità di tutte le nazioni. In questo momento così drammatico per il mio popolo, sono sicuro che Lei Eminenza e gli eminentissimi, eccellentissimi e onorevoli partecipanti dell'incontro comprenderanno le mie motivazioni. La situazione attuale richiede la mia presenza nel Paese e mi sento in dovere di stare col mio popolo in veglia e preghiera per la pace. E noi ci uniamo a lui naturalmente. In momenti di crisi dobbiamo ancor più difendere i valori in cui crediamo e che ci guidano.
la convivenza, la fratellanza, la tolleranza che celebriamo in questo incontro devono realizzarsi anche oltre i confini della regione in cui viviamo. Gli eventi in Ucraina ci portano a ribadire che le prevaricazioni e i soprusi non devono essere tollerati. Avete scelto di mettere la vostra spiritualità, la vostra profondità di pensiero al servizio dei più deboli. Possa il vostro messaggio di pace diventare anche il nostro e risuonare forte laddove si cerca lo scontro e si rischia la guerra. Grazie. Questa è una settimana delicata anche sul fronte sicurezza per Firenze. Oggi il presidente Draghi, sono giornate di grande attenzione proprio sul fronte delle forze dell'ordine. Rachele Campi oggi ha intervistato il prefetto di Firenze Valerio Valenti e ha fatto il punto di come si è preparata Firenze ad accogliere queste giornate così importanti. Incontri, sopralluoghi, riunioni. Tutto è stato predisposto per il piano sicurezza dedicato a Mediterraneo, evento iniziato oggi pomeriggio a Firenze e che si concluderà questa domenica con l'arrivo del Santo Padre in città. In mattinata si è riunito in prefettura il Comitato Provinciale per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica per gli ultimi dettagli, anche se, come racconta il prefetto ai nostri microfoni, le forze in campo verranno modulate di giorno in giorno. Diciamo che complessivamente circa 700 sono gli uomini di rinforzo che verranno aggiunti alla cosiddetta componente territoriale per far sì appunto che insieme anche alle specialità, ai tiratori scelti, i cani, insomma tutto quello che è previsto in queste occasioni possa garantire la sicurezza. Poi ci sono certamente delle aree del centro storico di Firenze che verranno chiuse, alcune anche al traffico veicolare, i Lungarni in particolare, alcune zone appunto del centro, altre verranno diciamo, blindate come la zona di Santa Croce o di Piazza della Signoria, perché in quei momenti in cui saranno presenti il Pontefice, il Presidente della Repubblica, ecco, immaginiamo che ci sarà una grande voglia di avvicinarsi, ma sarà impossibile farlo perché le zone saranno transennate, saranno controllate. Quindi ci saranno delle strade chiuse. E ora la politica sulla vicenda Open: nei prossimi anni ne vedremo delle belle, uno scandalo, un processo politico alla politica. Così il senatore di Italia Viva Matteo Renzi, oggi su Radio Leopolda, ci racconta tutto. Alessio Poggioni. Da una parte c'è la questione tecnica e dall'altra quella politica, ma il fatto unico è che nel tardo pomeriggio di ieri il Senato ha dato ragione a Matteo Renzi votando a favore del conflitto di attribuzione e quindi rimandando la palla alla Corte Costituzionale che dovrà esprimersi sul tema. Ma spieghiamoci meglio. Nell'ambito dell'inchiesta Open per il finanziamento illecito ai partiti, negli atti dell'indagine sono finiti conti correnti, mail e messaggi WhatsApp. Tutto senza che la Procura fiorentina chiedesse al Parlamento l'autorizzazione a procedere, dato che per l'articolo 68 della Costituzione per sottoporre i parlamentari a intercettazioni o sequestro di corrispondenza serve appunto l'autorizzazione della Camera. Renzi, oltre a denunciare i PM, ha sollevato il conflitto di attribuzione e per mesi la Giunta per le immunità si è divisa sulla richiesta, facendola infine approdare in Senato, dove ieri è arrivato l'appoggio quasi unanime al senatore Di Scandicci. Così sarà la Consulta a pronunciarsi e facendolo probabilmente chiarirà anche la domanda che sottende a tutta la questione. Email e messaggi WhatsApp sono assimilabili alla corrispondenza citata dalla Costituzione? Vedremo. Ma la questione, per Renzi in primis, va ben oltre la materia meramente tecnica. Se pezzi delle istituzioni, i magistrati, immaginano di fare un processo non sui soldi, sui finanziamenti, ma sul fatto che uno faccia politica e sulle modalità con le quali fa politica, si sta facendo venire meno l'idea stessa dell'impegno collettivo. Fare politica non è reato, e se non capiamo che c'è una differenza abissale tra chi sta cercando di combattere questo e chi scappa dal processo, significa che il giustizialismo è già entrato dentro di noi. Dopo i 25 minuti di accorato discorso, dunque, il Senato si è espresso. 167 sì e 76 no. E qui il dato politico, perché a favore dell'ex Premier sono arrivati i voti di tutti, tranne che del Movimento 5 Stelle e di LeU. E soprattutto ha sorpreso l'appoggio tout court del PD, che invece nella Giunta per le Immunità si era posto contrario in prima battuta.
Aumenta dunque la distanza tra 5 Stelle e PD, che guardano nuovamente verso Renzi? Non proprio, ci tengono a ribadirlo gli stessi Dem, perché il fatto è contingente e non riguarda questioni programmatiche. Ma certo, questo si può dire, il PD si riscopre garantista anche a tutela della politica e in questo segna le distanze con il giustizialismo dei pentastellati. Ma per Renzi la questione non è evitare il processo, bensì di principio. Lo ha ribadito anche questa mattina. Non chiedo l'immunità parlamentare, ha detto, chiedo di rispettare il principio per cui la legge è uguale per tutti, anche per i PM fiorentini. E oggi a Firenze in Consiglio regionale, al centro del Consiglio regionale, si discuteva di rifiuti. Le posizioni hanno lasciato l'aula in segno di protesta per una forzatura proprio sul piano della Giunta. Ci racconta tutto Caterina Gonnelli. Si è aperta con un colpo di scena la seduta del Consiglio regionale dedicata all'informativa della Giunta sul piano regionale su rifiuti e bonifiche. I gruppi di opposizione, Lega, Fratelli d'Italia, Forza Italia, Movimento 5 Stelle e Gruppo Misto Toscana Domani, hanno infatti abbandonato l'aula prima che l'assessora Monia Monni presentasse l'informativa. Una protesta, spiegano, contro una forzatura della Giunta sul piano rifiuti. Insomma, la procedura seguita dalla Giunta regionale sarebbe sbagliata nella forma e nella sostanza. Per il Movimento 5 Stelle si sarebbe minata gravemente l'autonomia del Consiglio regionale rispetto alla Giunta. Il consigliere Fratelli d'Italia Alessandro Capecchi ha preso la parola. Ieri abbiamo sentito il capogruppo del Partito Democratico definire il parere reso dal segretario generale di questo consiglio una autorevole opinione, a fronte della quale invece dare prevalenza a una delibera del tutto legittima, ci mancherebbe, e a un'altrettanto autorevole opinione, trattandosi di questioni giuridiche, del dirigente Edu Bernini. È una situazione eccezionale, secondo noi, perché non garantisce i lavori dell'Aula e le prerogative dei consiglieri regionali. Poiché i gruppi di opposizione hanno abbandonato l'Aula prima dell'inizio della discussione e non hanno partecipato alle fasi di votazione, sono invece stati dichiarati decaduti gli atti collegati da loro presentati e il dibattito si è chiuso con l'approvazione all'unanimità di due proposte di risoluzione, una presentata dal PD e l'altra da Italia Viva. Tra i punti principali dell'informativa della Monni, la riduzione della produzione di rifiuti, la spinta al riuso, raggiungere l'80-85% di raccolta differenziata nel 2035 e quello del 65% di riciclo di materia. Per Monni, la differenza tra chi si assume le proprie responsabilità e chi vi si sottrae è evidente. Basta guardare i banchi del Consiglio regionale. Ancora un incidente sul lavoro, un uomo di 49 anni è precipitato mentre stava facendo dei lavori al tetto di un capannone nella zona di via Orcagna, siamo a Grosseto, è stato soccorso dagli operatori del 118, hanno allertato l'elisoccorso che ha trasportato l'uomo in gravi condizioni all'ospedale di Siena. E ricordo un'impronta di scarpa sul davanzale della finestra dell'ufficio di David Rossi. Mi pare che ci sia una fotografia. Sulla finestra ci sono dei segni che secondo me sono di una impronta di scarpa. Così lo ha detto il magistrato Nicola Marini, adesso procuratore facente funzione di Siena. A suo tempo tra i PM che si occuparono della morte di David Rossi, rispondendo alla commissione parlamentare d'inchiesta, e anche aggiunto: più chiara di me potrà essere la polizia postale, noi nell'informativa ne abbiamo un numero elevato, parlando di 35 file con la parola suicidio. Così sempre ha risposto ai PM Nicola Marini. A proposito dei 35 file trovati nel PC fisso di Rossi con la parola suicidio. E andiamo a Pistoia, al liceo Petrocchi, gli studenti accusano i docenti di omofobia, ci racconta tutto Patrizio Ceccarelli. C'è polemica a Pistoia, dove studenti del liceo artistico Petrocchi, durante l'occupazione con assemblea autogestita, avrebbero accusato due docenti di fare affermazioni di tenore omofobo e razzista in classe. I fatti sarebbero accaduti l'anno scorso e sarebbero già stati sanzionati con un avvertimento verbale. La preside Elisabetta Pastacaldi ha fatto sapere che adesso il ragazzo offeso ha prodotto una testimonianza scritta dell'accaduto, che lei stessa ha provveduto a portare in questura
Camera per opportuna conoscenza. La preside intanto ha presentato denuncia contro ignoti per l'occupazione dell'istituto, un atto dovuto in questi casi. Sulla vicenda è intervenuta la senatrice di Azione Barbara Masini, responsabile del Dipartimento Diritti del Partito. Quanto affermano gli studenti del liceo Petrocchi di Pistoia sui comportamenti omofobi, razzisti e sessisti di alcuni dei loro docenti, se accertato, è gravissimo. Come possiamo pensare di trasmettere ai giovani valori di rispetto, inclusione e uguaglianza se il primo avamposto educativo non lo fa? Ai ragazzi del Petrocchi va tutta la mia vicinanza e solidarietà, non solo a quelli coinvolti direttamente negli episodi lamentati, ma a tutti quelli che hanno avuto il coraggio di schierarsi a loro difesa, ha aggiunto Masini. Mi auguro che i fatti siano presto accertati e chi di competenza prenda provvedimenti seri. Restiamo a Pistoia, controlli straordinari dei carabinieri, un arresto e varie denunce. Il servizio. Una persona arrestata per spaccio di stupefacenti e varie denunce in stato di libertà. È il bilancio dei controlli straordinari svolti in questi giorni dai carabinieri di Pistoia in città e nelle principali arterie del territorio. Oltre 130 le persone controllate, 43 veicoli, 5 esercizi pubblici e sale scommesse, elevando 2 contravvenzioni per violazioni alle norme di contenimento del Covid-19, proprio per aver trovato all'interno di una di queste 2 persone senza Green Pass in corso di validità. I controlli hanno riguardato in particolare il territorio di Pistoia anche attraverso posti di blocco effettuati sulle principali arterie stradali anche con l'aiuto di un'unità cinofila. Inoltre è stata anche rafforzata la presenza degli uomini in divisa nelle aree di Piazza della Resistenza e di Monte Oliveto dove nel corso delle ultime settimane erano stati segnalati alcuni episodi di spaccio e la presenza di numerosi cittadini extracomunitari a bivaccare nell'area verde esterna alla fortezza di Santa Barbara. È stato lì che i militari hanno arrestato un 28enne originario del Gambia, privo di permesso di soggiorno, sorpreso mentre cedeva dello stupefacente di tipo hashish ad un 35enne di Pistoia, quest'ultimo segnalato alla locale prefettura quale assuntore di sostanze stupefacenti. Il Forum del Mediterraneo stamani si è aperto con la presentazione della mostra al Museo dell'Opera del Duomo di Firenze delle 3 opere, delle 3 pietà di Michelangelo, 2 sono copie, che sono state proprio riunite insieme. Quindi una magia, ce la racconta Rachele Campi. La Pietà Bandini, la Pietà Vaticana, la Pietà Rondanini. La prima all'originale, appena restaurata, le restanti 2 calchi che provengono dai musei vaticani, tutte e 3 opere del grande maestro Michelangelo in una delle sale del Museo dell'Opera del Duomo a Firenze, esposte in occasione dell'incontro tra i vescovi e i sindaci del Mediterraneo. Una mostra che in autunno prossimo si sposterà a Palazzo Reale a Milano con l'esposizione dei 3 calchi delle opere che rappresentano l'evoluzione artistica di Michelangelo, dalla gioventù all'età della vecchiaia. Dopo 2 anni di sofferenza pandemica, Michelangelo ci aiuta a capire il senso della sofferenza anche nell'ottica cristiana di una risurrezione. Le 3 pietà, quella giovanile di San Pietro, quella nostra fiorentina della sua vecchiaia e poi l'ultima pietà su cui lavorava fino al giorno della morte praticamente, la pietà oggi a Milano, detta pietà Rondanini. Un momento di riflessione, un momento di bellezza, un momento profondamente umano. Una mostra che vuole essere anche un momento di riflessione. Con la Quaresima imminente, durante tutto questo periodo si vuole veramente riflettere sulla fragilità del nostro essere e farlo attraverso un'opera e opere così simboliche, il dialogo di opere così simboliche del nostro credo cristiano, secondo me è un'occasione unica, oltretutto è la prima volta che si vedono insieme in un dialogo, una sinergia straordinaria. E ora parliamo di olio, ieri è stato assegnato il premio Gocciola d'Oro, vediamo.
è il monocultivar di Maurino dell'azienda agricola Reto di Montisoni, l'olio vincitore dell'edizione 2021 del premio Gocciola d'Oro. La competizione tra oli del comune di Bagnoripoli, promossa dall'amministrazione nell'ambito della mostra mercato dell'extravergine di oliva che si svolge ogni anno nel mese di novembre. Forse un valore aggiunto, è un vantaggio, è avere il frantoio aziendale, che secondo me è fondamentale per trovare certe sfumature negli oli. Gli oli risultati tutti di altissima qualità sono stati giudicati dai sommelier dell'olio a Napo sulla base di degustazioni e analisi chimico-fisiche condotte in laboratorio. E ogni produttore poi ha il suo prospetto e può capire quali sono le caratteristiche principali del suo olio e capire anche quelli che sono gli aspetti forse da correggere, migliorare. Accanto agli oli ripolesi un riconoscimento anche a quelli prodotti fuori dai confini comunali. Ad aggiudicarsi la vittoria in questa sezione l'olio extravergine di oliva dell'azienda Montigiani di Reggello. Si corona oggi con questa premiazione una bella edizione di primo olio 2021 che è stato veramente un grandissimo successo di partecipazione, di presenze, di espositori e che invita in qualche modo anche l'amministrazione comunale a proseguire sulla strada della valorizzazione dei prodotti e dei produttori locali. E prima di chiudere vi ricordo questa sera l'appuntamento su Toscana TV con il film Tombstone con Kurt Russell. Grazie per averci seguito, buona serata a tutti e arrivederci.